Buonasera amiche e amici di Telegalileo, ben ritrovati all'appuntamento con A Tutto Campo. Stasera puntata speciale, andiamo in onda di giovedì, visto l'impegno della Ternana domani, venerdì, in casa contro il Parma alle ore 15. Abbiamo anticipato la nostra trasmissione dedicata a tutti gli sport. Stasera un palinsesto tutto particolare, ci sarà anche Pianeta Wisp, la trasmissione dedicata agli sport dell'Unione Italiana Sport per Tutti, nella seconda parte, la terza dedicata ovviamente all'anteprima di Ternana Parma. La prima parte la dedichiamo, come potete vedere alle mie spalle dall'immagine, è uno sport diffusissimo in Italia, tanti praticanti, anche e soprattutto a Terni, dove c'è un atleta in particolare che si distingue da qualche tempo a questa parte in ambito nazionale. Buonasera Sofia Martini, buonasera. Buonasera, buonasera anche a Francesco Pezzanera, allenatore di Sofia, buonasera. Buonasera. E buonasera a Mauro Esposito in molteplici veste, stasera quella di direttore sportivo della Grande Accademia Nuoto Piscine dello Stadio. Buonasera Mauro. Buonasera. Prima domanda Sofia, per rompere il ghiaccio, sei giovanissima ma nuoti già da tantissimo tempo. Sì, 15 anni ormai. Hai fatto una stima dei chilometri che hai fatto in vasca? Ma no, però penso che sono molti. Senti, diciamo prima uno sport rilassante, però chiaramente sì. Per te no. C'è anche un altro aspetto, no? Certo, è uno sport molto impegnativo, credo che sia uno degli sport più impegnativi, perché sia uno sport individuale, e stai molte ore in acqua e stai praticamente da solo con il tuo allenatore. E nuoti ore e ore, palestra, piscina, e tutti i giorni. Adesso mi vorrebbe da chiederti che è impegnativo lo sport in sé per sé, sarà impegnativo pure stare tutto il giorno col tuo allenatore, col tuo allenatore Francesco Pezzanera, no scherzo ovviamente, un amico Francesco, buonasera. Grazie. La crescita di Sofia è stata eccezionale negli ultimi tempi, ricordiamo reduce, adesso abbiamo anche l'immagine, le vediamo ovviamente, dall'ottavo posto agli assoluti di Riccione nei 50 run, no? Questa è la specialità di Sofia, la scopriremo meglio. E com'è la vita in vasca? Stretto contatto con un atleta che insomma fa nuoto a livello agonistico, diverse ore al giorno, tutti i giorni? Beh, Sofia ormai da un paio d'anni è diventata un atleta professionista, quindi non è più la Sofia di quando 10 anni fa l'ho iniziata ad allenare. Ovviamente era un'atleta giovanissima che aveva delle doti importanti, perché è inutile nascondersi, diciamo, il talento e la predisposizione in tutti gli sport, nel nuoto in particolare, fanno un po' la differenza. Quindi dicevo, in questi ultimi 2 anni la vita sportiva di Sofia si è modificata molto, perché ovviamente è diventata un'atleta appunto che sta attenta a 360 gradi a tutte le sfaccettature fisico, tecniche e sportive che stanno dietro a un atleta di questo livello. Per cui parliamo di un atleta che ha iniziato l'anno scorso a fare 8-9 allenamenti in acqua a settimana e 3 allenamenti di palestra a settimana, quindi un impegno importante. La fisioterapia, i massaggi, diciamo degli approfondimenti posturali, lo stretching, l'attenzione ovviamente alla dieta alimentare, e quindi diciamo che siamo arrivati a una, non dico a una perfezione da un punto di vista, diciamo, della vita agonistica, però stiamo una cura a tutto tondo di tutti gli aspetti della vita dell'atleta. Sì, assolutamente. E sì. I risultati si vedono. Se cortesemente Alberto ci fa vedere la prima clip di Sofia, ce ne abbiamo diverse, perché ovviamente insomma le gare che hanno visto protagonista Sofia negli ultimi mesi sono tantissime. Queste, correggimi Sofia, sono proprio gli assoluti di Riccione, no? Di qualche giorno fa, proprio freschissime, 3 giorni fa. Dei 50 rane, concluso all'ottavo posto con un tempo di 31,68, che è vicinissimo al tuo personale. Sì, che esperienza è stata? Se ci puoi, ecco, raccontare insomma le tue sensazioni in acqua. Come tutti gli altri campioni assoluti è stata una bella esperienza che ci ha fatto crescere, e a livello tecnico è stata questa del 50, è stata una bella gara, preparata bene con risultati abbastanza buoni. Tu ovviamente fai 50, fai anche 100, sì. Rana, fai anche altre specialità, però insomma la rana, diciamo, sì. È quella che ti piace di più. Sì. Perché? C'è un motivo particolare? Ma in verità i miei allenatori sin da quando ero piccola dicevano che ero portata per questo stile. E non lo so,
sicuramente hanno ragione. Tecnicamente che differenza c'è dalla rana, lo stile libero piuttosto che il dorso? Beh, la rana è uno degli stili che si distingue proprio dagli altri tre. Sia a livello fisico che, per esempio, una sciocchezza, tra virgolette, a rana è l'unico stile che ha il piede a martello. Cioè, spiegami, no, perché io ci provo a andare in piscina ogni tanto e questa cosa del piede a martello non l'ho mai sentita. Ecco, intanto qui siete partite nel frattempo dopo le preparazioni di riscaldamento e preparazione che sono state piuttosto lunghe, non riesco a scovare il piede a martello. Se il piede a martello è, praticamente non è il piede dritto, ma proprio piegato. A martello, giustamente. A martello, esatto. Chiedo l'aiuto di Mauro Esposito, in questo caso, che mi fa uscire dall'imbarazzo di questo piede a martello. Mauro, ovviamente ti conosciamo in veste di responsabile del settore sport ed educazione fisica dell'ufficio scolastico provinciale di Terni, ma anche direttore sportivo di questa nuova realtà, no? Della grande Accademia Nuoto Piscina dello Stadio, che è la società di cui Sofia fa parte, progetto nato proprio negli ultimi mesi, insomma, un rilancio, diciamo, in grande stile della sezione proprio sportiva del nuoto delle piscine dello stadio, dopo qualche anno di attività. Sì, sì, te ringrazio della presentazione, diciamo, istituzionale, perché quella del direttore sportivo è una grande passione che mi ha contraddistinto per tutta la vita nel nuoto, diciamo, come allenatore prima e come formatore. Da un punto di vista, diciamo, del progetto che è partito, quello che veramente così ci ha coinvolto un po' tutti e sull'esperienza precedente che è stata l'Umbria Nuoto, perché poi l'Umbria Nuoto è stata una società che dal 96 fino a ieri ha ottenuto una serie di risultati, su quel progetto che era andato un po' scemando ci siamo inseriti in quest'idea di progetto con piscina dello stadio che rappresenta, secondo me, può rappresentare il top del nuoto ternano per un motivo, perché tutte le società da sempre non ci hanno avuto una casa specifica per potersi allenare, quindi era la società che andava a Viale Trieste, alle piscine comunali e quindi c'aveva uno spazio acqua e faceva la propria attività. Piscine dello stadio con questo progetto ci permette di avere una casa, cioè la casa della squadra della grande Accademia del Nuoto è una casa che non è in affitto, ma, diciamo, per certi aspetti una casa propria. Tra l'altro, insomma, una casa anche bella. Insomma, esatto, quindi con una strutturazione, importante, perché il problema del nuoto ternano è che, e, diciamo, Sofia ne rappresenta la prima testimonianza di un certo livello, è stato sempre abbastanza competitivo e presente fino ai livelli giovanili. Dai livelli giovanili per arrivare agli assoluti, e Sofia adesso sono un paio d'anni che sta a livelli importanti nella categoria assoluti, avviene quando c'è una struttura importante, tipo piscina dello stadio, piscina 8 corsie 25 metri, annessa una piscina da 50 metri, la disponibilità delle palestre, la disponibilità di un dietologo, di un fisioterapista. Quindi una sorta di professionalizzazione che permette all'atleta di crescere. È vero che siamo all'inizio, è vero che i progetti vanno monitorati, analizzati almeno entro 3 anni, però l'idea di questo progetto parte proprio da questo. Oh, dicevo prima che il nuoto è uno degli sport più diffusi in Italia in generale, ma anche a Terni, insomma. Sofia ovviamente è la punta di diamante, una delle punte di diamante, adesso senza togliere nulla ad altri, nuotatori ternani, ma è un movimento, credo, che non so quanti praticanti conti, però sì, numerosi, credo che, cioè, a livello nazionale la seconda disciplina per numero di partecipanti è il nuoto, e chiaramente prima il calcio, ma dopo il calcio per numero di tesserati a livello di federazione è il nuoto, poi non considerando tutta la platea degli amatori, degli enti di promozione e poi di tutti quelli che comunque quotidianamente vanno in piscina e magari fanno scuola nuoto, preagonistica, semiagonistica, propaganda, cioè quegli aspetti che si avvicinano all'agonistica. Quindi, secondo me, andando a sommare veramente a livello di numero di partecipanti, il nuoto si avvicina molto al calcio e, secondo me, se ci consideriamo anche l'aspetto proprio educativo e formativo, anche superiore.
Basta vedere a Terni che tutte le piscine comunque sono sempre piene. Sempre piene. Lo dice anche un praticante indegno, però è saltuario. Francesco, quando parliamo di categorie assoluti, ovviamente parliamo di, cioè del fatto che Sofia gareggia sostanzialmente con le migliori atlete a livello nazionale. Sì. In uno sport che conta una grande diffusione a livello nazionale, direi quasi capillare, in tutte le città, in tutte le regioni d'Italia, basta che ci sia una piscina e grazie a Dio ne esistono dappertutto, insomma anche a Terni da qualche anno c'è una piscina, una struttura decisamente all'altezza di quello che sono le aspettative di tanti praticanti, è doppiamente complicato e difficile raggiungere risultati, perché insomma si ha a che fare non con atleti di sport di nicchia, adesso con tutto il rispetto, però insomma con atleti che praticano uno sport diffusissimo. Sì, diciamo che emerge... Ecco, come si fa ad emergere? La domanda, dici tu, certo. Dirai, qual è la domanda? La domanda è allora, come si fa, certo, ad ottenere risultati, a parte la passione che ci mette Sofia sicuramente. Allora, per emergere bisogna avere delle doti intanto importanti. Per doti non intendo solo quelle fisiche, ma anche quelle, diciamo, attitudinali e psicologiche. Lo sport del nuoto ha bisogno di una forza di volontà e di una convinzione dei propri mezzi importante. Tant'è vero che, diciamo, gli atleti a livello nazionale, gli atleti più forti, hanno spesso una derivazione anche territoriale ben definita. A me mi piace ogni volta che vado ai campionati italiani tracciare un pochino, fare una mappatura di quelle che sono, diciamo, le provenienze degli atleti migliori. Con Sofia tutti gli anni ci divertiamo e io ho una mia convinzione che praticamente tutte le ragazze, tutto il settore femminile proviene quasi esclusivamente dal settore, diciamo, del nord, mentre quello maschile è un pochino più articolato, perché secondo me l'aspetto, diciamo, poi fisico lo possiamo trovare un pochino più, diciamo, a macchia di leopardo. Dico questo per dire che non è importante solamente l'impiantistica sportiva, che noi, ringraziando il cielo, abbiamo un'ottima impiantistica sportiva, ma è importante anche l'educazione e la cultura sportiva che c'è nel territorio. Quindi per esempio in Alta Italia abbiamo nel settore, per esempio Lombardia, nel Veneto, una predisposizione da parte dei ragazzi superiore a quella dei nostri ragazzi. Sofia fa eccezione. Sofia intanto non è una cittadina, come dico sempre io, ma è una ragazza che viene dalla periferia, perché lei è un arronese doc. Fa la differenza questa? Fa assolutamente la differenza. Ah, io sono orgogliosa di... Sono 30 anni che insegno in piscina e storicamente tutti gli atleti migliori li vedo sempre e spesso provenire dal circondario. Quindi ragazzi che sono cresciuti con i valori di una volta, dove le cose si ottengono guadagnandosele. Con l'esposizione al sacrificio. Dove, esatto, cioè i viziati in piscina non allocano, non trovano spazio, se non per un periodo di tempo limitato. Quindi ci vuole una predisposizione, un'educazione, e spesso alle spalle di questi atleti, oltre alle doti genetiche, ci sono anche delle famiglie che amano lo sport e che lo vivono in maniera profonda quotidianamente. Quindi non si dedicano allo sport perché pensano che il figlio è un bell'atleta, allora si avvicinano allo sport. Lo sport ce l'hanno nel DNA. No, volevo chiedere a Sofia se è realmente così, nel senso ti piace proprio il sacrificio, ce l'hai dentro, sì, nel DNA, una cosa che magari ti è stata trasmessa? Sì, sicuramente sì, è proprio genetico. E questo sport poi mi ha fatto capire che il sacrificio è importante, però ne vale la pena. Quando dopo raggiungi questi risultati capisci che ne è veramente valsa la pena. A proposito di risultati e di soddisfazione, no? Quando il risultato, no, paga ore e ore passate in piscina, metri su chilometri, diciamo, perché alla fine di una giornata, Sofia, quante vasche? Vasche, chilometri, 6, poi se ci sono doppie sedute anche 9. Dicevo, diciamo prima del tuo personale, 31,60, giusto? Esatto. Lo scorso mese di agosto, nella finale, è la quarta clip, abbiamo rinominata un po' come facciamo noi in genere, cioè ecco qua, a caso.
No. Ci confermi? No. No? Questa è... Accendiamo? La 04, vediamo se riusciamo. Beh, comunque, se no parliamo, non è un problema. È, eccola. È questa, sì. Esatto. E qui eravamo invece a Roma, giusto? Sì, era caldo. Ed era caldo, agosto. Non erano i campionati primaverili. A Roma, finale di 50 rana, 31,60, terzo posto, terza classificata. Sì. Quindi lì, diciamo, penso che... Sì, quella, toccato il cielo con fino, un dito, no? Fino a questo momento quella è stata la gara migliore. E te l'aspettavi un po' questo risultato? Più che me l'aspettavo era l'obiettivo. Come sempre l'obiettivo è cercare di arrivare il più su possibile e ambire sempre alla medaglia. E questa di quest'estate è stata veramente una bella gara, perché venivo da due giornate un po' difficili. E quella era, diciamo, l'ultima, tra virgolette, l'ultima occasione per dare una svolta alla stagione. La svolta, diciamo, l'abbiamo, che, data, l'abbiamo sì. data, Mauro, no? L'abbiamo Confiamo. Data la svolta. Sì. Praticamente Sofia è uno sport, è lo sport a livello puro, cioè nel senso il valore dello sport, del sacrificio e di quello che lo sport deve trasmettere, che poi è quello che rimane nella vita, perché questo senso di sacrificio, questo senso di appartenenza, e questo senso del superare i propri limiti, poi alla fine uno se lo riporta dietro fino a 100 anni, uno si augura. E poi lì diciamo che le prime due, Francesco Maiura, Arianna Castiglioni e Ilaria Scarcella, che sono quelle che hanno fatto le Olimpiadi, cioè i mondiali, scusa, che hanno fatto i mondiali. Quindi praticamente Sofia in questa gara c'ha due atleti di livello, che ti passava per la testa, Sofia, cesso. Mentre in vasca, no, col piede a martello cercavi di, no, stare al passo di queste due campionesse, perché sono due campionesse, due atleti che fanno i mondiali, insomma, campionesse vere. Era cercare di dare un senso a tutti i sacrifici fatti durante l'anno. La tattica conta nel nuoto, anche se è uno sport particolare, perché sai, a volte si dice, no, guarda, io parto piano, parto forte, guardo no. quella punto di riferimento. No, nel senso, io facendo poi io queste gare corte, 50 e 100, io cerco di dare tutto e di trasformare tutto l'allenamento che ho fatto in gara. La tattica in gara... Francesco, però, è vero? Bisogna dare tutto, diciamo, senza troppo... che su distanze di questo tipo la tattica è semplicemente mettere a frutto tutti gli allenamenti, tutte le componenti tecniche allenate e preparate durante la stagione. Diciamo, la tattica classica, che può essere quella della distribuzione dello sforzo, cioè su un 100 qualcosina c'è, indubbiamente, perché è ovvio che c'è bisogno in un minuto di gara di distribuire lo sforzo per evitare, insomma, no, di rimanere senza benzina. Però diciamo che fondamentalmente quella che è un po' l'atteggiamento che c'ha Sofia è fondamentalmente quella di partire forte e arrivare ancora allo stesso forte. Modo, perché diciamo... Beh, mi sembra un'ottima tattica comunque, no, poi Sofia. Il maestro Mauro... una tattica che fa. No, però ecco, purtroppo non ci sono altre tattiche, cioè, nel senso che chi ha i cavalli deve sprigionare in vasca, insomma. Poi continuiamo a parlare, ci fermiamo un attimo con il break pubblicitario, poi voglio chiedere a Sofia intanto questo discorso dell'alimentazione, perché ricordo ancora questo mito di Michael Phelps che diceva che per prepararsi alle Olimpiadi, no, maestro Francesco, 15.000 so quante calorie ingurgitava. Le famose 15, sì, 15.000. Poi, c'è un po' di mito comunque. C'è un po' di mito. No, poi voglio chiedere questa a Sofia e anche tante altre cose. E abbiamo anche altri filmati riferiti alle gare invece di aprile, quindi i campionati primaverili. Dello scorso aprile, sempre a Riccione, quindi anche un po' l'evoluzione, no, di questi ultimi anni, questo crescendo della nostra Sofia Martini. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo, grazie. AET, al vostro servizio da 40 anni nel settore assistenza e ricambi per elettrodomestici, nella storica sede di Via Leardi numero 2, ringrazia tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all'espansione della società. AET è presente anche in Via Curio Fornaci 14 a Terni, zona Maratta, dove potrete trovare anche assistenza di vasche idromassaggio Teuco e caldaie da riscaldamento Baxi. Assistenza su tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, con permuta per il nuovo. Inoltre, sempre in Via Curio Fornaci,
efficaci, l'AET è presente con vendita di prodotti per la refrigerazione e condizionamento industriale e da oggi anche ricambi per cucine industriali, alberghiere e ristorazione. AET, a Terni, in Viale Ardi 2, telefono 0744 40 15 80 e via Curio Fornaci 14, telefono 0744 40 11 31. AET, da 40 anni anche nello sport. Studio Bragoni Terni. Risonanza magnetica aperta. Prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio, indicata in campo pediatrico e per donne in età fertile. Radiologia 3D ad elevata definizione d'immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi Terni. Anche quest'anno centro di riferimento Ternana Unicusano Calcio. Sono Riccardo, un giovane cuoco ternano. Ho iniziato un percorso culinario presso la locanda di Colle dell'Oro con l'intento di offrire un'esperienza gustativa nuova fuori dagli schemi. Propongo un menù con piatti particolari realizzati con materie prime di ottima qualità, assemblate per coinvolgere il cliente in un percorso sensoriale unico. Offro anche piatti della tradizione umbra, freschissimo pesce da degustare anche crudo e un'attenta lista dei vini. La location vicina al centro urbano è unica nel suo genere, con una vista coinvolgente sulla città e si presta in modo particolare per cerimonie e momenti conviviali. Locanda di Colle dell'Oro, strada di Palmetta 31, telefono 333 33 48 158. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Volerei da te da Milano. Gomme lisce? Niente soldi? Se non sai dove sbattere la testa, vieni a trovarci! Gross Market del Pneumatico. Gomme nuove, usate e d'occasione. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Da noi puoi trovare il pneumatico su misura per te. Gross Market del Pneumatico. A Terni, in via Lessini 21, zona Maratta Bassa, di fronte al distributore Esso. Telefono 0744 30 14 24. Questa vita ti sconvolge. La batteria, a Terni in via Montegrappa 2. Pronto intervento allo 0744 198 15 47 oppure 389 58 16 510. Ecco qua, torniamo a tutto campo con Sofia Martini. Sofia, ci siamo lasciati in sospeso con questa curiosità del discorso alimentare, perché insomma c'è questo mito di Michael Phelps, tu eri piccola, però Olimpiadi di Pechino nel 2008, cioè, uscì la notizia che Michael Phelps si preparava assumendo 15.000 calorie al giorno, adesso più o meno, insomma... Sì. Tu ovviamente... Anche se il maestro Pezzanera è all'avanguardia, però diciamo che da quel punto di vista insomma sei abbastanza libera, però sì, ecco. Sì, no, ma io cerco di mangiare bene, senza esagerare, ma non, e nel senso in acqua sto bene, non è, ho forza. La giornata tipo di Sofia Martini, ti svegli alle? 7:30, vado in piscina, alle 9 allenamenti, seconda colazione, poi mezzogiorno e mezza alle 1 pranzo, 2:30 di nuovo in acqua e poi alle 4:30 inizio i corsi con i bambini. Quindi anche Mauro è anche istruttrice, sì. La nostra Sofia, quindi insomma trapasso delle nozioni, eh? Esatto. Diciamo prima, no, con Francesco questo discorso dei delle periferie, no? Di chi fa sport nel centro, le periferie. Mauro, adesso commentavamo proprio fuori onda, no? Discorso del disastro sportivo, diciamo, della nazionale di calcio,
tutte le polemiche che si fanno, gli stranieri, gli italiani, e di quello che è delle dichiarazioni di un allenatore di Serie A, Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, che invece ha fotografato proprio dal punto di vista sociale quello che è una sottolineatura secondo me essenziale da fare nello sport. A parte che non c'è più la fame, no, che c'era magari una volta, di emergere, ma soprattutto nell'ambito proprio dell'ambito del paese, l'attività di quartiere proprio, diciamo così, sportiva, un po' quello che sottolineava prima Francesco, no? Evidenziando come alcune persone più degli altri possono evidenziare questa inclinazione, questo spirito al sacrificio. In questo senso c'è una battaglia persa in Italia, recuperare un certo tipo di competitività a livello sportivo di alto livello, o si può fare una battaglia anche prendendo spunto dagli esempi positivi come Sofia, insomma, che è una ragazza, ecco, solare, che fa quello che fa in maniera gioiosa, sacrificio lo prende in maniera, e in più, oltre a quello che fa per lei, insomma, si mette pure a, no? A fare l'istruttrice per i bambini. Ma gli aspetti fondamentalmente sono due, e che poi praticamente riguardano lo stesso argomento, che sono uno motivazionale, e quello che abbiamo detto, la motivazione al raggiungimento di certi aspetti, alla volontà di sacrificarsi per un obiettivo, e questo realmente non c'è, ma raggiungere un obiettivo allo stato puro, non raggiungere un obiettivo perché economicamente mi fa raggiungere determinati livelli, primo. Il secondo, e lo dicevamo prima, l'aspetto del quartiere, o, oltre ad aver fatto regredire i rapporti umani e questi aspetti motivazionali, ha fatto regredire proprio l'aspetto motorio. Noi in Italia siamo uno dei paesi che motoriamente stanno indietro a tutti i livelli. A livello di obesità abbiamo superato anche l'America. Perché? Perché la strutturazione, la politica, l'attività motoria di base, dal momento in cui sono spariti i quartieri, gli oratori, è andata degradando, e nel calcio si paga anche questo, cioè una scarsa base a livello motorio e una politica proprio legata ai rapporti coordinativi, che non esiste più, esistono una serie di progetti. L'argomento mi stuzzica troppo per non chiederti se è anche il caso, poi insomma, se la persona vi adatta, no, anche nelle scuole, no? Mi sembra che bisogna recuperare un po' il discorso dello sport nelle scuole. Qui parlo contro, non dico contro di me, ma però lo sport scolastico è pian piano ha stato abbandonato, sempre sull'altare di altri. Sono delle povere maestre, diciamo, che sono costrette a fare da insegnanti di educazione fisica, a barcamenarsi in cose di cui non conoscono, non hanno le competenze. L'esempio calzante di questo abbandono dello sport scolastico in maniera seria è l'atletica. L'atletica, quando veniva a fare, perché è lo sport che ci aveva avuto sempre bisogno della scuola alle spalle come movimento, e rappresenta lo sport di base, perché alla fine la regina delle scuole, non a caso, no? Noi corriamo, saltiamo, lanciamo sugli schemi motori di base. Dal momento in cui questa è stata tagliata a scuola, ci siamo resi conto che quello sport, e per spirito di sacrificio, quello che dicevamo prima, e per quello che riguarda le capacità di base, è regredito in maniera esponenziale. Quindi ecco, quello è l'esempio, perché l'atletica è uno sport di sacrificio come il nuoto. Il nuoto comunque sta in un ambiente protetto. L'atletica, se piove un po', molta gente non ci va. Certo. Se non c'è la struttura indoor, io l'atletica non la faccio. Stendo l'invito a Mauro Esposito per tornare da noi e dedicare un'intera puntata, perché insomma ne va, secondo me, del futuro dell'immagine anche dell'Italia. Adesso non voglio fare discorsi troppo elevati. Mentre, tornando a Sofia, maestro, la motivazione e lo spirito di sacrificio di Sofia sono quelli, no? Gli elementi che la caratterizzano, però capiterà qualche volta che pure lei devi un po' spronarla. Succede, no, non dirmi che non succede mai, perché no, Sofia ride, eccola, no, l'abbiamo pizzicata. Come la motivi? Quando succede un po', no? Capita mai quella volta che viene un po', no? No, guarda, mai. È mai. Veramente grande. Difficile, mi trovi difficoltà su questa domanda, perché le mie motivazioni sono su altri aspetti, sul magari fargli capire che alcuni lavori magari che gli piacciono di meno sono invece utili.
Però parliamo di aspetti proprio tecnici e fargli capire alcune cose che sono importanti, ma cioè, lei praticamente a volte va frenata al limite, nel senso che è talmente vogliosa di esprimere, di fare, che a volte no, mi capita di dirgli siamo a settembre, andiamo tranquilli, insomma. No? Quindi, cioè la stagione è lunga. Esatto. Cioè, Sofia, è quello che ti viene meglio e quindi ti piace proprio fare bene quello che ti viene meglio di fare? Cioè questo sì, che sì. Scatta nella testa? Sì, io quelle due ore che sto in acqua, due, tre, quattro, io do tutto. Vabbè, massimo no. Quattro. Dai tutto? Tutto, sì, sì, io... Senti, ad aprile, no? Sì. Quindi ormai parliamo di più di sei mesi fa, insomma, agli assoluti di Nota Riccione abbiamo anche, ecco, la clip 2 e la clip 3. Io so che il maestro preferisce che io mandi la clip 2 perché è la finale A, però nella clip 3, adesso facciamo impazzire Alberto, nella clip 3 che invece è la finale B, eccola qua, però ecco, c'è un loghetto in alto a destra che adesso, con tutto il rispetto di Tele Galileo, che ringrazio insomma per lo spazio e ovviamente non ha nulla da che invidiare né a Sky e alla Rai, però no, volevo chiedere a Sofia insomma che effetto ti fa rivederti, poi questa è la finale B dove tra l'altro arrivi prima, giusto? Sì. Quindi il tuo nome alla fine nella graduatoria esce giustamente per primo, che effetto ti fa vederti insomma, ovviamente sarai gratificata a rivederti su Tele Galileo, però rivederti sulla Rai e poi soprattutto che ti hanno detto ad Arrone, questo quando te l'hanno vista ad Arrone, Sofia Martini sulla Rai, voglio sapere che ti hanno detto, questa eccola qua, la gara, la finale B dei 200. Quello è stato, l'anno scorso è stato uno dei primi anni che ho fatto il 200 rana e diciamo che sono andata abbastanza bene perché finale B, prima, quindi nono posto. E ad Arrone niente, erano molto contenti. Niente. Beh, insomma, dai. Erano abbastanza contenti, tutti collegati. Tutti collegati per vedere questa gara. Giri prima, la prima sì. Tornata. Sì, beh, io cerco sempre di passare. 4-13 anni è un bel passaggio, sì. Cerchi sempre di passare, veloce, per prima. Sì, come e il maestro si arrabbia perché magari vorrebbe che ti frenassi e dessi tutto alla fine, no, è tutto studiato. In allenamento si ingara. Quindi non sei di quelle nuotatrici che danno tutto nella parte finale, come adesso forse dico una eresia, come Federica Pellegrini, sono riuscito a non nominarla per 25 minuti di trasmissione, però è impossibile non farlo. Però lei dà tutto alla fine, no? Beh, lei fa una bella progressione, Fa anche un altro stile, sì, un'altra tipologia di gara, altre caratteristiche lei rispetto alle mie. Qui prima al primo passaggio, prima al secondo passaggio, adesso seconda. Vedremo anche l'ultimo passaggio, seconda, terzo, sì. Ok, e poi dai, insomma, vabbè, poi, era una finale B, quindi magari diciamo che, però si fa sempre il meglio, no Sofia, anche certo, una finale sì, B. Sì, beh lì è stato... cioè, l'obiettivo era sì andare in finale, però 200 rana non era proprio la mia gara, quindi siamo stati molto contenti. È la convinzione poi tua. Ecco, no, parliamo, vedi, al terzo passaggio seconda, poi recupera Valentini, e finisce prima. Di perché non è... cioè, lei è convinta che non sia la sua specialità, il 200? Sì, sì, certo. La sua distanza, chiedo scusa. Esatto. Invece io invece una vita che glieli propongo, glieli faccio fare, e secondo me poi l'hanno fatta crescere molto. Sì, diciamo in qualche evento importante l'abbiamo saltati, il 200, però lei tutte le volte che è scesa in acqua per questa gara... Non mi ricordo 200 che poi non l'hanno caratterizzata con un bel risultato o con un miglioramento. Perché secondo me non è difficile insomma osservarla, Sofia, che ha diciamo tanti pregi, tante caratteristiche, ma tra queste non ha sicuramente l'altezza. E quindi pensare conta anche... in vasca? Bene, il nuoto conta tantissimo. Per... Conta più della pallavolo. Ah. Non la voglio buttare la grossa, come piace ecco fare. Qua. Sofia, qui avevi i capelli neri. No, questa è una cosa, è una con c'ha rossetto, ma no. Penso che sia arrivata dopo comunque. Sì.
No, dicevo la Valentini che in quinta corsia era sicura e poi dopo sull'esterno l'hai battuta. Però ecco, dicevamo, cioè la distanza comunque, anche distanze, intanto spaziare su distanze l'hanno fatta crescere nel tempo, quindi lei non fa solo rana, fa i misti, fa il delfino, fa lo stile, come è giusto che sia, da giovane soprattutto, adesso si è specializzata ovviamente, però ecco, al 17 avremo delle gare a Terni, la Coppa Brema, farà il delfino, cioè non è pensabile nel nuoto, il nuoto è uno sport insomma completo, quindi non solo la rana, insomma anche altri stili, poi dopo è ovvio che la distanza e le discipline sono quelle, però quindi la distanza più lunga secondo me lei si difende molto molto bene, anche perché vengono fuori alcune caratteristiche che sono comunque la gambata, che sono la sua forza resistente, che sono comunque l'allenamento che ha sempre mantenuto costante nel tempo, quindi secondo me sul 200 metri contano meno i centimetri e conta un pochino più la materia grigia e quello che c'è dentro, insomma, quindi poi il 50 è la gara che gli piace di più, il 100 è la gara dove poi si è levata molte soddisfazioni, per cui alla fine mantenere più distanza è importante per lei, che tra i suoi sogni è quello magari di riuscire a entrare in qualche corpo sportivo. Io ho sempre detto che avere una gara come il 50 non si va da nessuna parte, e mantenere almeno un paio di distanze gli dà la possibilità di avere delle prospettive, sia da un punto di vista diciamo sportivo, perché comunque è corretto perseguire più distanze, e sia anche da un punto di vista di prospettiva, no? Di entrare in un corpo sportivo, che rimane uno degli obiettivi più importanti, insieme a quelli ovviamente di migliorarsi sempre. Ti abbiamo convinto, Sofia? Con le distanze? Sì, no, sì. Ero abbastanza convinta, vabbè. Già, avevo capito. Senti, quando è che hai scoperto che la rana era la specialità dove riuscivi meglio? Beh, fino a subito. Sin dall'inizio. Sin quindi da quando 5 anni, 6 anni? No, no. 5-6 no, però 8-9. Sì. Una proprio di predisposizione, credo, no? Naturale. Insomma. Sì, certo. La rana poi per eccellenza, penso, no Mauro? È lo sport proprio, diciamo, predisposizione fondamentale. È la struttura corporea poi che fa l'aderenza al proprio stile. Sicuramente Sofia ha le caratteristiche per essere una forte ranista anche da un punto di vista antropometrico. Certo. E poi dopo, ritornando al discorso d'altezza, forse è lo stile dove poi l'altezza paga un po' di meno rispetto certo. Magari al dorso, no, allo sì. Stile. Un po' di meno, però certo l'altezza, però la rana sicuramente con una esplosività forte e un grosso ritmo, perché sul discorso che dicevamo prima, la progressività, nella rana la progressività rispetto agli altri stili è meno marcata. Sì, perché è uno sport da ritmo. Si consuma tanto. Perché se consuma e poi se si perde ritmo, ricambiare ritmo diventa complicato. Sì. Bene, in bocca al lupo Sofia, allora per le prossime gare a Terni, vogliamo ribadire quando, Francesco? Sì, 17 dicembre pomeriggio a Piscine dello Stadio abbiamo la Coppa Brema, e quindi una manifestazione a squadre molto bella, molto interessante, dove praticamente le migliori squadre umbre in ogni distanza, in ogni disciplina schierano il miglior atleta, quindi si vede una gara per ogni stile, è avvincente. Certo. Forza Sofia, quindi facciamo anche un invito a tutti i ternani ad andare a vedere queste gare, a tifare per Sofia e vabbè, ovviamente anche per gli altri, certo. Insomma, no, Mauro, certo. Quando sei lì, certo. Siamo per tutti. Per i ternani, soprattutto. Per i ternani, soprattutto, certo, è chiaro, siamo ancora in clima derby, però insomma... Allora, grazie Sofia, in bocca al lupo per tutto. Bene, grazie. Grazie a Francesco Pezzanera. Grazie a voi. Grazie a Mauro Esposito che tornerà a trovarci per tornare ad affrontare il discorso. Volentieri. Grazie. E ci fermiamo qui un attimo, pausa pubblicitaria, al rientro la seconda puntata di Pianeta Wisp, la nostra nuova trasmissione condotta da Giacomo Papini, dedicata a tutti gli sport dell'Unione Italiana Sport per Tutti, quindi a tutte le attività del Comitato Territoriale di Terni della Wisp. Quindi non andate via, dopo la pubblicità Pianeta Wisp, e a seguire l'anteprima di Ternana Parma. Break, grazie. A
antica osteria da Friozzu, dal 1900 i migliori piatti della tradizione ternana. Cirriole dell'osteria, fettuccine alla boscaiola, gnocchi con sugo di castrato, pizza al testo, carne alla brace e per finire la nostra fantastica zuppa inglese. Ogni piatto viene preparato con le ricette di una volta, con la stessa passione di 100 anni fa. Antica osteria da Friozzu, anche per banchetti e cerimonie, a Terni, zona Fiori 115. Telefono 0744 40 22 32. Studio Bracconi Terni, 50 anni di esperienza e continue innovazioni. Risonanza magnetica aperta, prima in Umbria con acquisizione video. Prenotazione referti in 24 ore con professionisti in studio. Radiologia digitale diretta a bassissimo dosaggio. Radiologia 3D ad elevata definizione d'immagine. Pronto soccorso radiologico con referti immediati. Studio Bracconi, la tradizione dell'eccellenza. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. Da oggi anche nella nuova filiale in Viale 8 Marzo numero 6, zona Viale Trento, Viale Trieste. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy, velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, prezzi bassi fino al 40% in meno e finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore, prenota subito la tua visita senza impegno. Umbria Dent, professionalità e qualità ai prezzi più bassi. Siamo a Terni, in via Gramsci 22, davanti alla Coop. Casa Batik, solo da noi puoi trovare il meglio dell'artigianato asiatico, arredamento, artigianato etnico, oggettistica, complementi d'arredo, lampade etniche e tantissime originali idee regalo. Linea benessere, sale dell'Himalaya, fornitissimo angolo meditazione con incensi di prima qualità. Siamo a Terni, via degli Artigiani 39, telefono 0744 81 36 80, ampio parcheggio. Seguici anche su Facebook, aperti tutte le domeniche. Sono Riccardo, un giovane cuoco ternano. Ho iniziato un percorso culinario presso la locanda di Colle dell'Oro con l'intento di offrire un'esperienza gustativa nuova fuori dagli schemi. Propongo un menù con piatti particolari realizzati con materie prime di ottima qualità, assemblate per coinvolgere il cliente in un percorso sensoriale unico. Offro anche piatti della tradizione umbra, freschissimo pesce da degustare anche crudo e un'attenta lista dei vini. La location vicina al centro urbano è unica nel suo genere, con una vista coinvolgente sulla città e si presta in modo particolare per cerimonie e momenti conviviali. Locanda di Colle dell'Oro, strada di Palmetta 31, telefono 333 33 48 158.